La Camera di Commercio nel 2019 ha stanziato per imprese enti 1.181.000 euro. Sì, è stato un anno importante in cui abbiamo erogato al sistema delle imprese, agli enti, questa cifra che è superiore a quella del 2018. Abbiamo complessivamente tra imprese e enti sostenuto 422 soggetti. In più abbiamo permesso, attraverso l'erogazione dei nostri finanziamenti, un ulteriore importo per quanto riguarda l'abbattimento di interessi di 1.590.000 euro. Sommando le due cifre, sforiamo quasi i 3 milioni di euro che la Camera ha direttamente e indirettamente movimentato nel sistema delle piccole imprese del nostro territorio. Va in Credo archivio l'anno come un anno positivo. assolutamente sì, per quanto riguarda i nostri interventi. Noi abbiamo fatto tantissime iniziative e abbiamo chiuso in bellezza con due iniziative importanti, che è Prima Secca, che abbiamo sostenuto a Giulianova, e più la Fiera dell'Artigianato di Milano, dove abbiamo portato 17 imprese nostre del territorio su 44 imprese della Regione Abruzzo. È stato un anno all'insegna, come dire, del fare. Poche polemiche, molte cose concrete, al di là di quello che molti in questi mesi hanno detto e detto e non fatto. Senta, che 2020 sarà per la Camera di Commercio? Potrebbe essere l'anno della fusione? Beh, io mi auguro che sia l'anno di un ulteriore intervento migliorativo sul territorio teramano, perché le nostre aziende hanno bisogno di essere sostenute. Sulla fusione noi faremo di tutto per aspettare comunque la sentenza dell'8 di aprile della Corte Costituzionale. Se la sentenza dirà che la legge è incostituzionale, è evidente che una partita noi la rimettiamo in discussione. Se tutta Italia sarà, come dire, costretta a fare le fusioni, noi ci adegueremo a quello che saranno le leggi. È chiaro che, ripeto, il nostro intento è di non chiudere, di non fare la fusione prima che ci sia una de decisione della Corte, per evitare che mettiamo in piedi una riforma che poi sarà smentita da, mi auguro, un'eventuale decisione della Corte Costituzionale. Non capiamo perché gli amici aquilani, in maniera così insistente, stanno chiedendo di fare la fusione. La cosa ci dispiace, perché anche per loro far rimanere la Camera di Commercio dell'Aquila sul territorio aquilano, i due territori che hanno comunque esigenze, hanno avuto problemi e ancora hanno problemi per quanto riguarda la ricostruzione, avere un ente importante come la Camera di Commercio, che nel caso di Teramo abbiamo erogato 1.181 e praticamente, diciamo, abbiamo movimentato più di 3 milioni di euro, rimanga autonoma sul territorio per poter intervenire anche nelle piccole cose delle piccole imprese.